Oggi stiamo liberando due esemplari di tartaruga marina Caressa Caressa, la specie comune che vive nel Mediterraneo. Questi due esemplari di 37 anni sono stati curati nel centro di recupero tartarughe marine del Salento, che si trova nel parco di Ravuzzo di Lecce. Questo esemplare di 7 anni è stato ritrovato presso un lido sull'Adriatico. È spiaggiato perché non in grado di muoversi, problemi dovuti al freddo. Essendo animali eterotermi non riescono a muoversi bene quando la temperatura dell'acqua è un po' troppo bassa. Quest'altra invece è stata catturata dai pescatori, quindi nelle reti da pesca. Si può notare una piccola ferita sulla natatoia destra. E oggi finalmente, essendo in buone condizioni di salute, torneranno nella loro casa. Grazie. Grazie a voi. Allora, bambini, voi potrei vedere? Aiuto. Siamo tutti. Ragazzi, mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno. Quello è la terza di te? Come? Sapete oggi abbiamo già parlato. Vuoi una tazza di tè? Una tazza di caffè? Una tangerina. Allora ci siamo, dai. Non è giusto però, Ragazzi, silenzio per favore. Allora, come ben sapete, è stata organizzata questa giornata di liberazione delle tartarughe marine dall'area marina protetta di Porto Cesareo e il centro di recupero delle tartarughe marine del Salento. Mi sentite? Lore! La mia se l'hanno girato fa...
Ancora la strada!